Questa qua è la mia storia preferita. È la storia. La storia del servente Gianfranco. Servis. Praticamente Bis ha un problema. Servis ha un problema. Che ogni tanto dà dei morsi belli forti ai suoi amici. Prende da morsi. E non è più, giusto? Allora va dal saggio, il quale saggio gli dice: non mordere più. Grazie, dice il serpente. E Bis torna dai suoi amici, dalla sua famigliola, no? Dopo un anno, il nostro Bis torna dal saggio, va dal saggio, ma gli manca metà pelle, ha metà denti. Un occhio gli esce, tipo, no? Quando il nervo ottico, cioè, striscia male. Cioè, è devastato, è distrutto. Il saggio gli dice: ma Bis, che è successo? E Bis dice: oh, io ho fatto come tu mi hai detto. Cioè, non ho più aperto bocca io, eh. E mi chiedevano la pelle per farsi le borse. E mi hanno chiesto i denti per farsi gli orecchini. E il saggio dice: ma io non ti ho detto di non aprire bocca, io ti ho detto di non mordere, non ti ho detto di non aprire la bocca. E il serpente imparò che poteva iniziare a difendersi e a dire quello che pensava, invece di passare subito all'attacco. Questa è la storia di Bis, mio preferito. Definizione quindi di confini. Io dico ciò che va bene per me e ti avverto, se tu vai contro queste cose io mi posso arrabbiare, chiedo quindi rispetto, chiarisco quello che voglio, quello che vorrei, mi difendo. Quindi il Bis cosa fa? Parla, giusto? Lui aveva capito male, aveva capito di non parlare più. Invece è utile parlare in modo differente.